Ciao ragazze mie, buongiorno a tutte e a tutte, scusate un po' per come sono concia, però come voi sapete praticamente sono tosse, influenzata da un bel po' di tempo, però voglio fare questo video stesso, video di un youtuber, video target di un youtuber che si chiama Piros, perché l'abbia creato lui questo video, non mi ricordo. Comunque ho il telefono, sono munita di telefono alla mano. E se sentirete qualche colpo di tosse, non me ne vogliate, ma ho desiderato lo stesso fare questo video. Comunque, il video si intitola L'isola degli YouTubers, video tag, appunto. Prima domanda: scegli 11 YouTuber che parteciperanno con te all'isola. Allora, sarà un po' difficile, devo contarli sulle dita della mano. Comunque, aspetta un attimo perché siete un po' troppo vicino alla porta della mia camera. Ok, dunque ora mi sistemo, potevo farlo anche prima. Vabbè. Allora, c'è scritto qui: scegli 11 YouTubers con cui parteciperanno con te all'Isola dei Famosi. Allora, sceglierei Knife, il canale della Pirottina Stefi. Poi sceglierei, perché è troppo simpatica e dolcissima, ciao Stefi, un bacio a te. Poi ovviamente sceglierei Ivana Ruggero Quartuccio, perché è troppo simpatica e fa ridere. E poi ovviamente la bambina mai cresciuta, anche lei, è l'angolo di Gloria, ovvero l'angolo di Gloria, sì. Poi Everything Pink, non mi ricordo come si chiamava, Elisa, ecco come si chiamava, adesso non ricordavo il vero nome della canale Everything Pink, che sarebbe il canale di Elisa. Poi e un altro, ne scelgo solamente 5 perché se no l'ho già scelti. No, aspettate, fatemi contare. Allora, il canale della Pirottina, Everything Pink, Elisa, l'angolo di Gloria e Ivana. Poi e sono già 4. Poi un'altra che sarebbe, sono 5, non mi ricordo più. Chi altro posso portare sull'isola con me? Non mi ricordo, vabbè. Porterò la bambina mai cresciuta, ecco, già l'ho detto, sono 5. Poi un'altra e sono 6. Posso portare Rita 64, che adesso è Rita for Hair, se non mi ricordo male. Il profumo, perché lei è amante dei profumi, perlomeno come me, perché a me piacciono i profumi, ma non troppo stucchevoli. Comunque, sto già cambiando tema. Allora, poi, seconda domanda: se dovessi fare la prima nomination, come l'ho detto, nomination, su chi sceglieresti tra gli 11 e perché? Allora, sceglierei. Non ne ho idea. Mi verrebbe di scegliere nessuno perché non riesco. Non voglio essere troppo crudele. Questa domanda la posso saltare. Perché non scegliere nessuno, semplicemente. Comunque, vabbè. Terza domanda: se ti proponessero di passare un'intera settimana nuda sull'isola, chi vorresti con te? Non vale scegliere persone con lo stesso sesso. Allora, sceglierei nessuno perché non mi interessa, ovviamente. Io non scherzo su questo argomento, quindi non mi metterei neanche nudo per niente, anche no. Però, quarta domanda: quale litigio tra YouTuber se ti piacerebbe assistere? Sono un po' stupida qua, ma direi di no. Sarei anche falsa, ma purtroppo qua sceglierei. Allora, la mia amica no, sceglierei. Ah, vabbè, anche qui scelgo io, come si chiama? Quella mia amica youtuber. No, vabbè, siamo tante qui. Scelgo Deborah Stoppazzolo con Eleonora Mocio, anche io. Vediamo un po' come se la cavano a litigare. Già, sono cattiva, lo so, pazienza. Poi,
Beh, quinta domanda. Bene, è arrivato il momento di affrontare una prova di coraggio. Chi ti privilegerà in umiltà per un mese la prova con sdraiarsi in una vasca piena di insetti? Accetti e rifiuti? Ovviamente rifiuto. Allora, nel caso rifiutassi, devi scegliere un sostituto. Allora, sceglierei Deborah Stopazzolo. Lo so, forse prova paura, però perdonami, ma io gli insetti non mi piacciono, quindi scelgo te perché forse tu potresti essere più coraggioso di me. Non lo so, ma comunque io. Allora, sesta domanda, sei, ovviamente sei, sei, oddio mio, come lo sto facendo sto sei. Tagga tre persone, taggo ovviamente il canale della Pirottina e poi taggo l'angolo di Gloria, sempre se lo vuole fare, e poi taggo, perché se lo farà in un altro video, taggo a mia volta Ivana Quartuccio Ruggero, quindi un abbraccio enorme a te e due bacioni a te, Ivana Quartuccio Ruggero. Ciao a tutti e al prossimo video. E scusatemi ancora per come sono mood casalingo barra influenza, ma presto penso che passerà. Ciao e al prossimo video. Ciao, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate e iscrivetevi. Ciao!